ci sono delle persone che hanno delle attitudini a fare lo statista, a fare il diplomatico, a cercare di evitare le guerre, che sono uno schifo. Io non vorrei più vedere le guerre. È chiaro che dobbiamo deplorarle, le guerre. È scritto anche nella nostra Costituzione. Ok? Però, allora io mi domando, ma perché i grandi della terra, cioè quelli che, i grandi significa quelli che hanno i soldi, quelli che detengono la finanza, ma perché ci mettono tutti fantocci e marionette a governare i paesi? Perché, ad esempio, in Ucraina ci hanno messo, ma veramente, un buffone? Guarda, possiamo vedere per cortesia, questo non solo faceva il comico alla Grillo, ma addirittura faceva delle gag, delle cose che io mi sarei vergognato anche però voglio a farle. Dire, non è, questo discorso però non è pertinente, Francesco, con la guerra. Ma non come non nulla. È pertinente? Eccolo là. Questo è il premier ucraino, sì, che sì. Balla con i tacchi a spillo, lo vedete? Eccolo qua. Eccolo là. È lui. Guardalo lì. Allora, faceva il comico. Ma allora. Il comico, ma voglio dire, ho capito, ma... Francesco caro, andiamo dire, a vedere che, il filmato però con originale. La guerra, qual no? È la pertinenza con la guerra? No, aspetta, continua per cortesia. Vediamo il filmato, questo qui, quello con la musica, perché poi sembra che potrebbe essere un fake. No, non è un fake, questo qui è un filmato vero e proprio, con tanto di audio sotto, che non so se la regia riesce a farcelo sentire, però non fa niente se no. Andiamo poi al video successivo. Ecco, allora, andiamo al video successivo, caro Francesco. E quello era il video di lui che balla con i tacchi a spillo, fa i spogliarelli e queste cose qua. Poi ce n'è un altro, caro Francesco. Ora, voglio dire, no? Voglio dire. Ma se tu vai in televisione, davanti a un sacco di gente che si sbellica, ok? E non fai il comico, il comico addirittura fine, come Beppe Grillo, come Crozza, come questa gente qua, ma fa il clown vero e proprio, addirittura anche un po', se vogliamo, cioè volgare, ok? Cioè tu, con il tuo pisellino, lo suoneresti mai il pianoforte davanti a milioni di persone? Lui l'ha fatto. Come? Lui l'ha fatto, voglio dire. Possiamo vederlo. Faceva il comico. Eccolo qua. Sì. Ecco, lui è quello di sinistra. Hai capito? E la gente si sbellica. Adesso, per quelli che ascoltano la radio, stiamo vedendo Zelensky che suona il piano con il suo bigolino. E la gente si sbellica, eccolo qua. Anzi, poi dopo gli chiedono anche. Guarda. Eccolo qua. Eccolo qua. Oh, ammazza che talento! Pensa il talento di quest'uomo che per fare spettacolo è costretto a fare queste buffonate di... Ma questa non è neanche una cosa comica. Questa è una volgarità. Ecco, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Ecco, il suo amico suona i bassi. Guardatelo là, eccolo là. Questo è il premier ucraino, quello sulla sinistra, per chi sta vedendo la TV. Eccolo là. Quello è il premier ucraino. Hai capito? Sei contento, Francesco? Ecco, questo Beh, è quello no, che contento, dovrebbe... No, questo spettacoli è... comici ecco. non mi appassionano. No, ma aspetta, questo signore qui... Sì. Signore, sono parole grosse. È quello che fa... Però il secondo premier me ucraino. La gag era... Era sì, riuscita. Bene. Riuscita, bene. Sì, sì, finché sì. Rimane a fare la gag. Lì okay. L'ha fatta, mica. Ecco. Ma, se ma poi puoi andare a trattare diplomaticamente cose... di un'importanza, cioè se lui fosse stato uno statista non avrebbe avuto bisogno di fare questo da giovane, poi togliamolo ragazzi perché basta, non se ne può più, capito? Cioè, tu hai mai avuto bisogno di fare questo? Io no, mi spiace, io no, non credo che Sandro Pertini o Aldo Moro avessero avuto, ma neanche Draghi stesso ha avuto bisogno di fare questo. Non credo che Mattarella si sia divertito col suo bigolotto a suonare il pianoforte, no? Ma che immagine avremmo avuto noi del nostro presidente, ok? Pensa se il nostro presidente avesse suonato il pianoforte così davanti a mille persone oppure avesse ballato coi tacchi a spillo. Ma te, no? Ti sentiresti rappresentato? Allora, se vale tutto, facciamo che vale tutto, no? Facciamo che vale tutto. Poi che cosa facciamo noi? Noi, senza sapere la realtà delle cose come sta, diciamo una cosa che è assurda e domani discuteremo anche con il professor Michetti qui, e cioè gli mandiamo le armi a questo comico qua dal pisello suonatore? Gli mandiamo le armi e gli mandiamo... Ma sulla base di quale leggi italiane
E di quale costituzione noi ci permettiamo di mandare armi da guerra a uno così? Dice, ma per difendersi? Sì, ma allora dovremmo farlo con tutto il resto del mondo. Perché non l'abbiamo fatto con quelli del Donbass quando gli sparava le cannonate e ne ha ammazzati decine di migliaia? Io me lo domando, ma sono domande che io mi debbo fare.